Buonasera a tutti, mi casa e stu casa, siamo tornati dopo lo stop della scorsa settimana, sempre qui a White Radio TV dai nostri studi di Prato. Vi ricordo che la nostra puntata è disponibile dalle 21 alle 22 del martedì sia sulla pagina Facebook di White Radio e sia sul canale YouTube di White Radio. Anzi, mi raccomando, qualora Facebook per qualsiasi motivo dovesse oscurare o bloccare la nostra puntata per qualche diritto, basta andare sul canale YouTube di White Radio e continuerete a seguire la puntata proprio da lì dove Facebook l'ha bloccata, in una vera e propria prima visione. In questa puntata io sono felicissimo di potervi far conoscere un artista che personalmente mi ha emozionato durante il periodo del lockdown, quello del 2022. Io l'ho conosciuta tramite i social e lei cantava dal balcone. La sua voce mi ha emozionato, mi ha fatto sorridere, mi ha tenuto compagnia e stasera voglio proprio condividere lei e la sua voce con tutti voi. Poi ci occuperemo anche di reality, perché si è concluso lunedì il Grande Fratello VIP e ne parleremo insieme a due amici di questa edizione Monster e della partenza di ieri sera dell'Isola dei Famosi, targata Ilary Blasi. Ma io, regia, direi di partire subito con la clip di presentazione di lei, di questa giovanissima artista, già da Lepore ha conquistato tutti esibendosi dal balcone e ieri ha compiuto 18 anni, quindi dopo le facciamo un grande augurio, ma intanto andiamola a conoscere meglio con questa clip e poi Giada è qui affacciata alla nostra finestra. Clip. Accende la tua fantasia, firmerò nei sogni tuoi la vita. Mia. Come vorrei. E ci siamo, possiamo ufficialmente dire mi casa estu casa per Giada Lepore. Giada, benvenuta, auguri! Grazie mille. Tantia, come ci si sente maggiorenne? È una domanda che oggi mi hanno fatto in tanti, però posso dire, immagino. Posso dire che però, cioè, mi sento un pochino più grande, però non saprei dire proprio come mi sento. È ancora presto, tanto c'è tutto il tempo per riscoprire. Sì, sì. Cioè, devo essere proprio sincera, non so rispondere proprio ancora bene a questa domanda. Certo, allora Giada, facciamo così, noi torniamo indietro, andiamo ad occuparci indietro con gli anni, intanto ne andiamo ad occupare proprio di musica. Intanto, quando hai scoperto di avere questa voce meravigliosa che io ho avuto la fortuna di conoscere nel 2020 grazie al lockdown, perché c'è stato modo grazie di poterti seguire sui social, ma tu quando hai scoperto di avere questa voce, quando ti sei avvicinata alla musica, Giada? Allora, io ho iniziato a cantare quando ero piccola, avevo circa 5 anni e poi ho continuato, però l'inizio vero e proprio è stato a 12 anni, quando ho iniziato a prendere lezioni e ho iniziato piano piano a scoprire che la cosa mi piaceva, fino a quando poi è arrivato il lockdown del 2020 che mi ha dato la possibilità di espormi dal balcone di casa mia. E insomma ho fatto delle cover che poi hanno raggiunto un certo successo. Quella più vista aveva 6 milioni di visualizzazioni ed è Una finestra tra le stelle. Sì, sì. Dopo mostriamo anche un pezzo di quel momento che poi c'è un applauso di tutto il vicinato, sì, quando tu hai cantato quella canzone e dopo la mostriamo anche a tutti i nostri telespettatori. Sicuramente te l'avranno già fatta anche questa domanda, Giada, ma la musica che cos'è per te, che cosa rappresenta nella tua vita? Allora, per me la musica è la mia migliore amica innanzitutto, perché comunque è quella cosa, quella, non saprei come definirla, se cosa, persona, insomma è quella,
è quella, insomma, è quell'essenza che c'è sempre, in ogni momento. E in ogni momento c'è stata anche per tutti noi, perché lo ripetiamo, tu proprio nel periodo in cui siamo stati chiusi in casa, quindi parliamo dei mesi marzo, aprile, maggio, Giada cantava sul balcone delle cover, per citarne alcune, Adagio, Guardando il cielo, Beautiful, e poi anche un'altra canzone di Annalisa che hai appena citato e che ora ci andremo ad ascoltare. Noi ora faremo vedere anche un momento di queste tue canzoni sul balcone. Oltretutto c'è da dire che Guardando il cielo ha riscosso un grande successo, già da che anche Arisa ti ha mandato un video. Infatti, tanto è vero che anche Arisa si è complimentata. Si è complimentata, sì. Si è Sì. complimentata sia per la scelta del brano, che in quel momento era molto importante come testo di canzone, sia per la tua bellissima interpretazione. A Sì. quale cover, a quale canzone sei più legata tu, Giada? Cioè, nel senso, qual è la canzone a cui sei più legata proprio al di là di quelle anche che hai potuto cantare? Ma c'è una canzone a cui sei molto legata e affezionata? Bella domanda, perché io non proprio canzone preferita è difficilissimo da dire, perché io appunto vivo di musica, ascolto la musica dalla mattina alla sera, un giorno mi piace una cosa, poi un altro giorno me ne piace un'altra totalmente diversa, e quindi avere una canzone a cui sono proprio legata, diciamo, per me è un po' difficile, però chiaramente ci sono delle canzoni che hanno segnato sia il mio percorso artistico che il mio percorso di vita. Per esempio, racconterò un aneddoto. Quando Sì. sono nata, quindi praticamente esattamente 18 anni fa, alla radio suonava My Immortal degli Evanescence, e Wow. la canzone mi è rimasta particolarmente nel cuore per questo, perché posso dire che ci sono nata. Cioè, sono nata proprio Wow. mentre quella canzone suonava in radio. Brava, beh, anche abbiamo ricordato anche una bellissima canzone. Facciamo in questo modo, andiamoci ad ascoltare insieme proprio alcuni testi cantati da Giada sul balcone durante il lockdown e poi vi racconto quei testi sono finiti in un album. Ma andiamoci prima ad ascoltare questo video. Una realtà che va al di là di questa comprensione mia, potrà sembrarti anche magia. Per me adesso si chiama universo. Avrebbe mille amori, il mondo che vorrei. Avrebbe mille mani e mille braccia aperte. Destra tra le stelle da dividere col cielo, oh, da dividere con me. Scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore. Ed eccoci Giada, tutte queste, alcune di queste cover, quelle più apprezzate sui social, sono finite nel tuo primo album dal titolo Dal balcone di casa mia, che hai presentato oltretutto al Caffè Gambrinus di Napoli. Che emozione è stata? Allora, sì, infatti ho avuto l'occasione di presentare questo mio CD in cui ho raccolto le cover più significative del periodo del Sì? balcone, e ho avuto l'occasione, grazie, al procuratore di Napoli, Catello Maresca, non Sì. so, insomma, mi ha dato la possibilità di presentare questo mio CD al Gambrinus. E a quella presentazione hanno preso parte anche Don Maurizio Patriciello e Antonio Giordano, che è un medico di fama internazionale. E che emozione è stata per te presentare il tuo primo album?
Quel giorno mi ricordo ancora che mi sentivo proprio emozionatissima, infatti la sera prima, non ave... cioè la notte prima non avevo nemmeno dormito, proprio perché comunque era il mio primo evento vero e proprio, poi dopo il lockdown è stato veramente, veramente bello. Se penso a quella giornata penso esclusivamente a cose, a sensazioni positive. E la tua voce straordinaria, Angelica, viene apprezzata anche da tanti artisti. Abbiamo appunto ricordato Chiarisa, ti ha mandato un videomessaggio per ringraziarti della tua interpretazione del testo Guardando il cielo, ma la tua voce è arrivata anche in Toscana, da dove stiamo realizzando Mi casa es tu casa, e in particolare è arrivata ad Andrea Bocelli. C'è da dire che tua mamma grandissima ha scritto ovviamente a Bocelli in un momento in cui aveva sicuramente bisogno di sfogarsi. Andrea, cioè, Bocelli ha accolto la lettera di tua mamma e ti ha voluto conoscere, ma non solo, ha voluto anche duettare con te. Che ricordo hai del tuo arrivo a Forte dei Marmi? Cioè, anche quella sera, quella notte non hai dormito, Giada, com'è andata? Allora, no, vabbè, quella notte ho alloggiato a Roma perché Sì. siamo partiti la sera prima per essere lì poi la mattina dopo e per stare proprio una giornata intera. E però quella sera sì, ho dormito. E comunque, passando diciamo a quella giornata, anche quella giornata è rimasta impressa nella mia mente in maniera positiva. Infatti, diciamo che all'inizio avevo ansia, perché non sapevo come fosse in realtà Andrea Bocelli, Sì. perché quando ti fanno, quando parlano tanto di un artista che ha, è comunque un grande della musica italiana, diciamo che io un pochino di paranoie le avevo, però posso dire che poi si è rivelata una persona totalmente diversa da quella che immaginavo e quando abbiamo parlato io dico sempre che era come se avessi parlato con un amico di vecchia data Sì. e lui mi ha dato dei consigli per quanto riguarda la vita, per quanto riguarda anche il mio percorso artistico e ha voluto ascoltare la mia voce e la cosa diciamo che mi ha resa molto felice. Lui, nella lettera che aveva scritto per tua mamma, Apollonia, a cui poi io mando un bacio calorosissimo perché ho interagito con lei in questi giorni ed è dolcissima, lui risponde: per chi non vede, il buio non esiste, si può amare ed essere amati senza guardare. D'altronde, questo passaggio lo trovo meraviglioso, l'apparenza inganna e inganna a volte servendosi degli occhi. Ma facciamo così, andiamo ad ascoltare un pezzo che tu hai realizzato insieme ad Andrea Bocelli e te lo dico Giada, non perché sei dall'altra parte, ma quando l'ho ascoltato io mi sono emozionato per la canzone, per l'interpretazione e lo voglio proprio condividere con tutti i telespettatori di Mi casa es tu casa. Guardiamo questo duetto tra Giada e Andrea Bocelli. Brividi tuttora, Giada, sono felicissimo davvero che tu sia qui a Mi casa es tu casa, davvero perché io amo la tua voce e sono contento. Complimenti perché poi quel pezzo che io adoro l'hai
hai toccato delle corde molto, molto forti. Complimenti, Giada. Grazie, grazie mille. Giada, però oltre alle cover, tu hai inciso anche un singolo. Sì. Me ne vuoi parlare tu? Il singolo dal titolo Come vorrei, ma voglio che mi racconti tu anche la collaborazione, com'è nata, quanto ti sei divertita nella realizzazione del video. Sì, allora, questo pezzo è stato realizzato in collaborazione con un'altra cantante di Napoli, che è Angelica Sì. Borghetti, e lei ha scritto il testo e la musica, e poi insieme Sì. l'abbiamo interpretato. E, diciamo che anche qui mi sono molto divertita, anche nella realizzazione del video, perché nonostante sia stato abbastanza stancante, anche girare le scene in quei campi di grano che si vedono, Ho visto, sì. però mi sono divertita, sì, perché io poi devo essere sincera, sono una persona molto un po' insopportabile per certi versi. Oh, come? Queste cose sì, però perché comunque registrare per tante ore, poi faceva abbastanza caldo perché erano i primi giorni d'estate, però mi sono divertita. E Sì. comunque Angelica In mi ha alcuni momenti ti chiesto. si vede stanca, sì. Che cosa? In alcuni momenti ho percepito la tua stanchezza, però in chiave ironica, divertente. Sì, no, comunque alla fine sono stata anche bene perché comunque Angelica è una bellissima persona e comunque è stata una bella collaborazione e anche il mio primo singolo, quindi mi rende E infatti, ricordiamolo, Come vorrei, appunto di Giada insieme ad Angelica Borrelli, Come vorrei Giada Lepore insieme ad Angelica Borrelli. Possiamo scaricarlo su tutti i digital store, su Spotify, ascoltiamolo. È bellissima, l'abbiamo ascoltata anche nella clip di presentazione. Giada, come ti sei sentita nel cantare, nell'interpretare una canzone che non era una cover, che era proprio una canzone nuova? Allora, è stato, diciamo, interpretare le cover è sempre un po' più semplice perché comunque le canzoni inediti sono difficili proprio perché sei tu a decidere come interpretarli e sei tu a decidere cosa ci vuoi mettere, cosa vuoi togliere. Invece le cover, bene o male, si ha un'ispirazione da cui partire, che poi io sono dell'idea che non bisogna imitare il cantante, ma bisogna fare proprie anche le cover, però Brava. inevitabilmente una persona ha una base da cui partire. Invece l'inedito è più difficile, ma più bello anche per questo, perché sei tu a decidere tutto. Vero, vero. Allora, io un po' guardando i social, andando ad ascoltarti, ho visto che comunque nella tua vita ci sono due figure che vedo apparire spesso. Il primo è Luigi Giova. Ma è il tuo maestro di musica? In realtà no, cioè in realtà Sì? lui è una persona che, con cui ho iniziato proprio a collaborare. Posso dire che ho iniziato a collaborare con lui per quanto riguarda dei brani che sono in lavorazione e poi mi accompagna spesso al piano durante gli eventi e quindi Sì? Sì? si è creato un bel rapporto sia a livello artistico che a livello proprio affettivo. E Infatti l'avevo percepito. sì. E se ti dico invece Giada, Apollonia, tu cosa mi rispondi? Mia madre. Sì. Una figura meravigliosa, cioè ti ama da impazzire, come giusto che una mamma faccia, però non rappresenta sempre la normalità, quindi è bello quando lo si dimostra, quando lo si percepisce. Sì, posso dire che da questo punto di vista sono abbastanza fortunata, anche se diciamo che in quanto figlia non posso parlare bene al 100% di mia madre. In quanto figlia, In quanto figlia, in quanto figlia. però sì, Giada, allora fortunata perché. popoli
Tu spopoli sui social perché su Facebook hai un seguito di 78.131 iscritti, su YouTube 2.140, ma con delle visualizzazioni che superano assolutamente il numero degli iscritti. Sì, infatti ancora Ma oggi i miei video sono abbastanza seguiti su YouTube. Sì, assolutamente, l'ho notato, io sono anche uno di quelli, ma che ci aspettiamo un po' dalla bella stagione, Giada, come eventi, si va a cantare fuori? Ma io spero, perché già ho in mente qualcosina, però diciamo che adesso inizierò ad organizzare bene quello che voglio fare quest'estate, perché comunque ad esempio l'estate scorsa ho portato in giro un po' la mia voce, un po' nel territorio locale, quindi Benevento e dintorni. E Sì. Beh, io spero comunque di ampliarmi. noi ti aspettiamo anche in Toscana. Brava, Sì. Infatti voglio ritornarci. bravissima. Giada, ma se io ti chiedessi un pezzo live, un ritornello live di una canzone a tua scelta? Ah, certo. E voglio cantare proprio il ritornello di Come Vorrei, il mio primo singolo. Sì? E adesso parto. Vai, tutta tua. Come vorrei averti sempre con me, anche di notte quando il sole non c'è, per asciugare le tue lacrime se un dolore vive dentro te, non se ne va, lo sai che sono qua. Bravissima, brava Giada. Giada, grazie davvero di essere stata con noi a Mi Casa e Stu Casa. Ancora tanti auguri. Per avermi invitata. Ma figurati, è stato un piacere. Ma c'è la tua mamma lì? Sì. Ma è timida o la possiamo invitare davanti allo schermo? Vuole. Vediamo se a Polonia. Eccola! Ciao Polonia, grazie. Volevo ringraziare anche te per la realizzazione di questa intervista. Grazie davvero. Prego, prego Lorenzo. Grazie, sono molto orgoglioso, grazie, davvero. Io vi ringrazio e vi lascio ai vostri festeggiamenti e spero di incontrarvi di persona. Grazie mille. Prima. Ciao Lorenzo, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. E noi non ci fermiamo qui perché la puntata prosegue con uno speaker, Matteo Bortone, con una conduttrice campana, perché oggi è tutto made in Campania, qui a Mi Casa e Stu Casa. Sto parlando di Carmen Labruna e loro sono pronti a commentare insieme a me tutta l'edizione conclusa del Grande Fratello VIP, Matteo Bortone e Carmen Labruna. Carmen Labruna e Matteo Bortone, clip regia.
È durato 183 giorni questo Grande Fratello VIP. La prima puntata è andata in onda il 13 di settembre e la finalissima il 14 di marzo. All'interno della casa più spiata d'Italia, 37 sono stati i concorrenti o i presunti tali VIP che sono entrati in gioco, con la vittoria ovviamente finale finita nelle mani di una delle tre principesse, e stiamo parlando di Jessica Selassie. Ma di questo ed altro ne parliamo insieme al mio amico e speaker live da Roma, Matteo Bortone. Mi casa è stu casa. Ciao a tutti, grazie per avermi invitato nuovamente, sono molto contento di essere qui con voi questa sera. È un déjà vu il nostro, Matteo. Sì, infatti. Ma non si dice, lo diremo poi. Come stai intanto? Tutto bene, e niente, sono giorni belli frenetici e finalmente è finito il Grande Fratello VIP. No, scherzo, però insomma è durato abbastanza, quindi va bene così. Tu come stai invece? Bene, molto calmo e rilassato. Sudato? Merito di un'altra ospite che sta per entrare a Mi Casa è Stu Casa. Lei è live direttamente da Napoli, la bellissima e simpaticissima Carmen La Bruna. Buonasera a tutti, eccomi, buonasera. Grazie per... Buonasera Carmen, buonasera. Come stai? Non mi vedi? Sì che sì. Stai benissimo, ma anche di salute. Sono arrivata con la testa per perdere, porta fortuna, la vedi? Sì. Questa porta fortuna, Carmen, e allora che porti fortuna anche a questa puntata. Carmen, parto da te. Che Grande Fratello è stato per te? Se dovessi dare proprio un commento a caldo, ti è piaciuta questa edizione? Ti sono piaciute più le altre? No, allora, io in realtà Grande Fratello quest'anno l'ho guardato più degli altri anni, perché è durato tantissimo, però sono successe tantissime cose, vittime di avvenimenti, quindi si faceva incollare davanti alla TV. E invece Matteo, anche tu sei della stessa opinione di Carmen, questa edizione di questo Grande Fratello VIP, il numero 6, ti è piaciuto oppure sei più legato ad edizioni del passato? No, sicuramente la più bella è stata l'anno scorso, perché è stata completa in tutto, nel cast, in quello che è successo, le dinamiche, i personaggi che sono finiti e che sono anche un po' riemersi, no, nel mondo dello spettacolo. Quest'anno invece è proprio il fatto che è stato talmente tanto allungato il brodo, secondo me, dove alcuni personaggi poi hanno poco da dire, infatti ci siamo dovuti subire e risubire per tante puntate, sempre la solita pappardella, Soleil, Alex Pelli e Delia Duran, che ci eravamo proprio di questa cosa. Quindi, Matteo, però questo piaceva. A me no. Carmen, no. Allora a te piaceva questo triangolo amoroso? Allora, il triangolo proprio... No. Non l'avevi considerato. Bravo, il triangolo no, come diceva Renato Gerber. No, nel senso, loro ci giocano di tutto, perché hanno visto che la cosa andava e quindi sono durate tantissimo alla fine. Però hanno fatto emergere l'amore di queste coppie che poi alla fine si sono formate, no? Ma qual è stato il tuo personaggio preferito di questo Grande Fratello, Carmen? Lulu. Ah, e invece quello proprio che tu avresti accompagnato fuori dalla Porta Rossa? Allora, aspetta, come si chiamava? Miriana, sì. Perché piangeva. Che oltretutto noto una somiglianza tra te e la Miriana Trevisan, lo sai, Carmen? No. Il mio era un complimento, Carmen. Però io non devo mai sorridere a lei, sono un musone, sono sempre triste perché sono sempre uguale, io non ho mai vista ridere sinceramente, no? Sì, no, io dicevo il look è simile, oggi ha pubblicato tra oggi e ieri un video dove
ho detto, ma molto Carmen, a livello fisico ovviamente, non a livello di energia, a livello di simpatia, mi riferivo a livello di fisicità. Probabilmente abbiamo la stessa età. E chissà, chissà, ma sentiamo invece Matteo, qual è stato il personaggio preferito di questa edizione del GF del nostro amico Matteo e quale anche il meno preferito? Penso un po', Carmen, che la mia preferita era proprio Miliana Trevisan. Oddio, vi ho uniti? Cioè, proprio neanche a farla apposta. Quindi Miliana era la mia preferita, però peccato che poi è uscita, che non è arrivata in finale. Invece è quello che proprio avrei accompagnato la Porta Rossa dall'inizio, Alex Belli. Mm. Proprio Alex Belli proprio ti sta qua. Ma sì, perché cioè, nel senso è vero che comunque tutto, diciamo, è abbastanza costruito un po', no? Il personaggio, va bene, ci sta, perché comunque doveva fare spettacolo. Però è proprio il suo modo di atteggiarsi, di porsi, le cose che dice, ma che è? Cioè, dai. Vabbè, ma non fa poco, comunque, però, perché doveva creare quel fatto di quella amore e libertà, libertà, l'amore libero, il cosiddetto amore libero. Ma ne parliamo ora anche di quello, ne parliamo, non è uscita stasera. Ma come abbiamo detto all'inizio, quest'anno è stato un porto di mare questa casa del Grande Fratello VIP. Siamo arrivati quest'anno a 37 concorrenti VIP che si sono giocati, che comunque concorrevano alla vittoria finale di questo Grande Fratello. Alcuni sono stati proprio delle meteore, come Tommaso Eletti. Tu, Carmen, te lo ricordi Tommaso Eletti? No. Quello piccolino che ha fatto Temptation Island, che stava insieme a quella... No? Sì, di persona, è vero, perché quando sì. Io sono andata dal mio fratello a vedere da vicino. Sì? Che ci sono state. L'ho visto, è piccolino lui. Sì, sì. Insignificante. Ok. Invece, Matteo, tu te lo ricordi Tommaso Eletti? Sì, ma soprattutto per le camicie che indossava dopo essere uscito dalla casa. Sì. Solo per quello, perché peraltro... Diciamo che lui ha avuto comunque più notorietà all'interno della casa grazie all'ex compagna che era fuori dalla casa, che erano stati i veri protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, che aveva destato molto chiacchiericcio. Lei ovviamente poi è andata contro Soleil, aveva sfidato il drago a quattro teste, era rinata come la Fenice, cioè... Infatti penso che me lo ricordavo anche per la figuraccia un po' che ha fatto quando andò proprio lei, ora non mi ricordo il nome, sì. Valentina, sì. Ammazza. E quando andò Valentina lì nella casa, mi ricordo che insomma lui non fece come una bellissima figura, quindi ecco, forse quello è rimasto peccato per lui, perché poi insomma, non ha fatto niente. Vero, altro. Vero. Ma le vere protagoniste di questa edizione si può dire che siano state le donne, ed effettivamente sono state molte quelle che si sono fatte conoscere o hanno dato modo di creare dinamiche all'interno della casa. Facciamo un gioco, Carmen e Matteo. Io ora vi mostro le catfit che sono successe, che sono accadute all'interno della casa, e voi mi dite da che parte state. Carmen, hai capito? Sì, ho capito. Allora, partiamo. C'è Soleil, che è la tigre dell'America del Nord, contro Miriana Trevisan. Tu, Carmen, da che parte stai? Trevisan. La Soleil non mi piace tanto. E quindi ora stai dalla parte di Miriana? In questo caso sì, perché lei... Ok. La Soleil proprio... è diabolica lei. Ok. Sentiamo invece Matteo, anche se la risposta la possiamo già immaginare, tra Miriana Trevisan contro Soleil Sorge, che sono state le acerrime nemiche di questa edizione, dopo che è uscita Raffaella Fico, che era l'altra nemica di Soleil Sorge. Se tu avresti preso le difese di Miriana o di Soleil, oppure altro, in quale gruppo dei due ti saresti infilato, Matte? Ma sicuramente in quello di Miriana, ma tutta la vita, cioè lì... A parte il gruppo era molto più carino, spensierato, si divertivano, cioè erano molto equilibrati. Da quest'altra parte lo dicevano sempre questi
questo criticare, queste discussioni, questa pesantezza. Madonna. E comunque pensavo che Carmen dicesse Soleil, già eravamo pronti per discutere. Carmen, volevo fare un po' anche qui una bella lotta, però. No, è perché quella è diabolica, capito? Quella donna, quella è curva. Quindi ti sei riferito da subito. Allora, io vi metto ora invece a. Ora io vi metto a confronto altre due donne che sono state protagoniste all'interno del Grande Fratello VIP. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Matteo, tu invece, in questo amore che poi si è trasformato in odio, da che parte stai? Ma qui è difficile, perché sinceramente nessuna delle due mi ha entusiasmato mai in tutto il percorso. Katia, vabbè, stima profonda, insomma, per l'artista che è. Manila, tutto questo buonismo, questa pacatezza, boh, non lo so, non l'ho capito tantissimo. Però se devo scegliere tra le due, forse scelgo più Manila, insomma, che è stata molto più dolce e carina in generale nel suo percorso. No. Sì, perché per chi non avesse seguito il Grande Fratello, c'è da ricordare che Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli hanno avuto un grandissimo rapporto, come se fossero madre e figlia inizialmente, per poi invece andare in cortocircuito, tanto da diventare, da mettersi una contro l'altra. Te invece, Carmen, avendo seguito questa edizione, avresti preso le parti più di Katia Ricciarelli o di Manila Nazzaro? Allora, io sinceramente tra le due preferisco Katia. Sì. Parte professionalmente, però la vedevo quella più che voleva fare la mamma, ma non ci riusciva. Capito? Beh, però c'è da dire che la finta mamma. C'è da dire, Carmen, che Katia Ricciarelli, perdonami, perché effettivamente avendo il collegamento Skype a volte rischiamo di sovrapporci. Carmen, effettivamente Katia Ricciarelli però spesso ha creato molte discussioni e molte querelle fuori dalla casa del Grande Fratello. Spesso sui social è stata chiesta la squalifica di Katia Ricciarelli anche per aver usato delle frasi sessiste nei confronti di Miriana Trevisan, per aver usato delle parole omofobe. Quindi diciamo che forse Katia Ricciarelli non se l'è giocata bene questa esperienza del Grande Fratello VIP. No, non se l'è giocata bene, perché secondo me è stata molto e forse talvolta troppo spontanea. Che poi alla Matti, fine anche per te. Ma diciamo che lei ha un carattere molto spigoloso, secondo me, è molto particolare nelle idee che aveva, era molto bacchettona, e dopo un certo punto, cioè, iniziava a diventare un po' pesante questa cosa, e però giustamente bisogna capire anche che comunque è una donna con un certo vissuto, comunque ha la sua età e ha il suo modo di vedere la vita, che si è messa a confronto con tanti ragazzi magari, quindi è anche giusto che che si siano create queste discussioni, insomma, no? Perché comunque generazione a confrontissimo proprio. Sì. Però io devo dire che un altro mio preferito, forse non rettifico quello che ho detto prima, lo sai, di Diana Trevisan? Perché? Perché il mio preferito in assoluto, ho pensato adesso chi è. E chi è? Manuel! Change! No, Giucas Casella! Giucas Casella, ragazzi! Ma lui è stato il grande fratello di quest'anno! Se non ci fosse stato lui, ma come ridevamo? Vabbè, Carmen! Figo! Ma ti ha fatto un po' antico, scusami! Ti hai detto? Ti ha fatto un po' antico, ma sempre la stessa cosa, sempre! Però è divertente, buffo, dai! Ma un'altra coppia che si è scontrata all'interno del Grande Fratello, vado prima da Carmen perché la risposta di Matteo la posso solo immaginare, vado prima da Carmen perché l'altra coppia che mettiamo a confronto è quella di Alex Belli e Aldo Montano, altri due protagonisti del Grande Fratello. Prima hanno fatto i Tre Moschettieri insieme a Manuel Bortuzzo, poi Nemici per la pelle. Carmen, te sei una bimba di Alex Belli o una bimba di Aldo Montano? Aldo, forever Aldo, ma per carità, è un signore, ha stile, ha modo, cioè è un uomo, nel vero senso della parola. E poi, sì. È poi innamoratissimo di sua moglie, c'è un amore proprio esagerato. Cioè, sentiamo invece Matteo. Innamorato.
Ma credo che sia scontato, dai, dopo quello che ho detto. Ma va. Non voglio aggiungere nient'altro su Alex, sennò poi insomma divento ripetitivo, però Aldo Montano è stato veramente, ma io che cercherei, dicevo, Aldo Montano è stato un gran signore. Anche perché poi anch'io sono andato una sera a vedere il Grande Fratello lì in studio, era prima di Natale, sì, credo, ed è stata la serata dove intanto Sonia Bruganelli insieme ad Adriana Volpe Sonia insieme ad Alfonso litigarono di brutto. Sì, fu veramente un momento di tensione in studio, in quel momento, perché quando signorini, ti racconto questa chicchetta, signorini praticamente tolse la parola a Sonia, quindi si beccarono un po', lui lanciò la pubblicità, appena è entrata la pubblicità lei si è alzata dalla sua poltrona, ha chiamato il suo non so chi è la persona con la quale insomma sta sempre lì in studio, era il suo assistente, il suo manager, non so chi fosse di preciso, l'ha chiamato e ha detto andiamocene via, e quando sono usciti fuori dallo studio si sono sentite delle urla pazzesche. Oh mamma, che scoop che ci stai dando! E Sonia, anche un bel baffa. Ah. Oh, sì, si sentivano proprio perché giustamente stavano là dietro, qui tutta la gente. Ma il baffa era per signorini? Sì, era Sonia che diceva baffa ad Alfonso, e se crea veramente, se ne sono detti di tutti i colori, hanno litigato parecchio, e infatti poi Sonia non è rientrata in studio per almeno due blocchi, è rientrata dopo un po' di tempo, sì, e poi vabbè, abbiamo visto tutti quello che è successo, insomma. Grazie Matteo, di questo gossip su coso che ci mancava, perché poi tutti cercano un po' di scherzare quando rientrano dalla pubblicità, invece c'è stata maretta quella sera. Io ho beccato la serata più bella forse. E poi c'è stata anche la discussione tra Alex e Aldo, che quasi si stavano per fare anche in puntata, nonostante in casa avessero già avuto i loro precedenti. Quindi anche lì Aldo Montano è stato un gran signore. Ma invece altri due protagonisti, anche se non umani, all'interno di questa casa sono stati l'amore bello e la chimica artistica. Ora io voglio chiedere a Carmen. Carmen, tu hai mai provato chimica artistica nei confronti di qualcuno? Chimica artistica. No, io chimica artista no. Solo chimica. E invece te sei per l'amore libero o invece sei per l'amore tradizionale? Me? Sì. Sempre io? A te, sì, Carmen. Scusami, no, perché non vedevo. No, tradizionale, l'amore tradizionale. Sono qua antica io, sarà l'età, ma sono antica. Matteo, te invece sei da amore tradizionale, da amore libero? No, amore tradizionale, nonostante insomma non l'età, è proprio un concetto quello, e no, amore libero, anche perché se l'esempio è quello loro, cioè no. E la chimica artistica l'hai mai provata nel mondo delle radio, nel mondo del tuo lavoro? Hai mai provato della chimica artistica? Ah, quella ci potrebbe essere, insomma, dai, la chimica artistica, la chimica, come la vuoi mettere, insomma, va. Dipende, tu come la... aspetta però, tu come lo dai la definizione di chimica? Che cos'è per te la chimica? Ora divento io l'intervistato. Il paragone era riferito alla chimica artistica di Alex Belli e Soleil Sorge. Che poi devo dire di artistico che cosa ci sta? No, niente di artistico, tra loro non c'era assolutamente nulla. Un conto se Soleil, non so, fosse una cantante, una ballerina, un'attrice, una scrittrice, insomma, un chef, quello che vuoi, ma che cosa c'è di artistico in Soleil?
oltre ad aver partecipato a qualche reality o a fare qualche sponsorizzazione magari su Instagram. Quindi, assolutamente vero. Invece Matteo, delle tre princess che cosa mi dici? Ti sono piaciute come concorrenti? Oltretutto loro erano le meno conosciute e sono, a parte Clarissa che è stata eliminata nelle prime puntate, le altre due invece sono arrivate in finale, addirittura Jessica ha vinto questa edizione del Grande Fratello VIP. Sì, infatti vabbè, la vittoria di Jessica è un po' un déjà vu, no? Come l'anno scorso di Tommaso Giorgi, e devo dire che le princess mi sono piaciute, dai, perché comunque sono state delle protagoniste di questo Grande Fratello, cioè loro hanno veramente fatto tanto. Lulu per la storia d'amore con Manuel e comunque la perseveranza che ha avuto nel sentimento che provava verso questo ragazzo, che nonostante tutte le difficoltà alla fine lei è riuscita a raggiungere il suo obiettivo, cosa che dovremmo imparare un po' tutti, perché secondo me ad oggi il corteggiamento, il provare a conquistare una persona, questa cosa manca, secondo me, un po' si sta perdendo, perché siamo abituati a ok, non mi ha risposto, che okay, ciao, passa oltre. Invece no, se ti piace una persona devi un po' insistere, no? Magari questa persona poi riesce a portarla dall'altra parte. E concludo dicendo, vabbè, Clarissa è stata meglio fuori quando ha fatto insomma i suoi interventi, vero, ingenti, insomma, belli mirati. E invece per quanto riguarda Jessica, che ha vinto appunto il Grande Fratello quest'anno, devo dire che lei, sono molto contento della sua vittoria, perché è stato un esempio di una ragazza che comunque ha affrontato le sue difficoltà, le sue paure, le sue insicurezze, e molti si sono, secondo me, rivisti in lei, e quindi è giusto che abbia vinto lei. Carmen, dimmi pure. Posso dire? Ah no. Sì. D'accordo con Matteo su alcuni punti. Allora, anche io sono contentissima che ha vinto Jessica, perché diciamo sarebbe voluto Anna Troccolo, che alla fine è diventata la principessa, giusto? Quella sì, un po' più sfortunatina, tra virgolette, delle tre. Diciamo, sì, il gruppo era troppo delle tre sorelle. Alla fine ha vinto, sì, e sono stata contentissima. Per quanto riguarda Lulu e l'amore con Manuel, dobbiamo vedere se questo amore continuerà. Non lo so, è un punto interrogativo. Io sono sempre dell'uomo che corteggia più che della donna. Il fatto che Matteo dice di lei, di solito non è così. Quando la donna va all'attacco, di solito l'uomo dietreggia, sì, ma molto. Quando si fa avanti l'uomo, quando la donna a un certo punto si mette da parte, quindi l'uomo sente la mancanza e va all'attacco. Di solito funziona così, no Matteo? Ti trovi con me? Sì, però Carmen, ormai siamo un po' andati oltre, no, queste dinamiche. Cioè, io credo che nel 2022, visto che tutti ci battiamo, no, sulla parità dei sessi, è vero che il come si dice, insomma, il galantuomo ci deve essere, ovvero l'uomo che magari fa il passo avanti, che deve essere sempre, no, ok. Però se a te donna piace un uomo, ma che aspetti, che l'uomo viene a cercarti, se magari quello in quel momento non se n'è accorto di te? No, te lo vai a prendere, no? Immagino che anche a te magari ti sarà successo. Sì, però io ti posso assicurare che quando allora, io ti faccio l'esempio, no? Di solito mi costruisco. Adoro questo momento. Avete dei popcorn in regia? Che è successo? No, no, continuate. Matteo, finite. Questo argomento io sono un po'... sono un po' femminista proprio su questo argomento, perché spesso... Ti ascolto. Ascoltami, perché gli uomini fanno di tutto per conquistarti. Nel momento, sì, in cui ti ha conquistato e tu ci cadi nella trama, nella rete, diciamo, dopo si allontano, scompaiono, quando tu ti vai a legare, come mai questa cosa? Vabbè, questo insomma è da capire, perché insomma sono anni e anni di corteggiamenti qua, insomma bisognerebbe chiamare uno psicologo, Lorenzo, la prossima volta. Prossima, per le prossime puntate valutiamo questo tema. Un esperto in coppie e corteggiamenti, però io dicevo un'altra cosa, cioè noi siamo andati già un passo avanti, quello che dici tu, io dico la parte iniziale, cioè... se a te donna piace un uomo, ok?
cioè, non devi aspettare che l'uomo deve venire a corteggiarti, a cercarti, se magari neanche se n'è accorto. Tu stai perdendo l'occasione invece di conquistare un uomo. E lei ha fatto questa cosa. Magari Manuel aveva delle difficoltà e lei ha insistito e se l'è preso. Sì, ma ha insistito, però è stato anche brutto. A me, per esempio, io non l'avrei fatto, sinceramente. Io, donna, avrei provato la prima volta, ma non avrei insistito come lei, io personalmente, perché da fuori è sembrato troppo esagerato, come se lei fosse lo zerbino, capito? L'altro che poi Manuel c'è stato, quindi si è innamorato, però diciamo all'inizio non era carino, sinceramente, vedere quelle scene. Era un po', diciamo, comunque, per una donna essere trattato in un certo modo non è bello davanti a tantissime persone, questo io dico. Quindi io personalmente non l'avrei mai fatto. Avrei inizialmente forse tentato, ma poi nel momento in cui avrei visto il suo atteggiamento nei miei confronti, in quel modo, perché comunque la scacciava, io sinceramente non avrei insistito. Allora, sono d'accordo in parte, dall'altra parte devo dire che anche Lulu è stata un po', diciamo, troppo a volte, quindi è stato anche il suo atteggiamento un po' sbagliato. Nell'essere un po' andando oltre, ok, magari senza rispettare i momenti di Manuel, però poi nel complesso, insomma, quello che ha fatto è servito, insomma, per far nascere questo amore, no? Vediamo poi che cosa succederà. Torniamo qui in studio. Allora, Matteo, team Volpe o team Bruganelli, le due opinioniste? Non ho sentito perché ho detto una cosa mentre parlavi, scusami, mi dicevi? Dimmi la cosa che hai detto, Matteo. No, dicevo, guarda come gode Lorenzo, guarda. Sì, mi avete regalato un momento cult bellissimo. Team Volpe o team Volpe o team Bruganelli? Allora, team Volpe, anche se devo dire che Sonia mi è piaciuta in parte, perché a volte sembrava come se lei volesse stare per forza dalla parte di quelli più, posso dire una parolaccia però sì, sobria. Oh, sì, tanto so che non è una parolona, dimmi. Dalla parte dei più stronzi. Sì. Cioè, lei aveva questo personaggio, quindi doveva stare dalla parte di quelli un po' più, no, che davano delle rogne. Invece Adriana l'ho vista sempre molto più equilibrata, anche se a volte, diciamo, non lo so, non, sì, dai, mi è piaciuta più Adriana. Le riconfermeresti? No. Ok, viva la sincerità di Matteo. Carmen, invece tu sei più team Bruganelli o team Adriana Volpe? Allora, a me è piaciuta molto Sonia, perché la vedo una donna molto tosta, da definire donna tosta, che non ha finito la lingua, dice quello che pensa. La Volpe voleva fare un po' più la santrellina, la più buonista tra le due. Sì. E a me è piaciuta molto Sonia. Ma tu l'hai conosciuta la Bruganelli, Carmen? Non sento bene, cioè non vedo, non, la linea non è limpida. Tu l'hai conosciuta la Bruganelli? Ti devo dire la verità, no, l'ho vista dietro le quinte, ma non ho avuto il piacere di conoscerla, purtroppo. Mi sarebbe piaciuto molto. No, perché, cioè, nel senso, intendevo quando sei stata a Ciao Darwin, hai avuto modo di conoscere la Bruganelli? No, dicevo, quando sono stata a Ciao Darwin, purtroppo non l'ho conosciuto. Ho conosciuto Bonolis, ma non lei. Ok. Ok, perfetto. Comunque, devo dire che Sonia, quando sono andato nel pubblico, è molto carina con le persone, con la gente, salutava, parlava, è stata molto molto carina. Però, in effetti, cioè, come opinionista è riuscita nel suo ruolo, devo dire, però. Nel complesso, comunque, anche questa cosa che si era creata tra loro due, in effetti poi ha funzionato, perché poi ti aspettavi sempre quella cosa, no? Tutti e due contro, che si scontravano, a volte si buttavano delle frecciatine. Sì. Quindi nel complesso, secondo me, hanno funzionato. Però non lo so. Sì, anche perché comunque Sonia teneva testa, eh? Sì. Però secondo me è bello cambiare gli opinionisti di anno in anno, secondo me. Per quello non le riconfermerei.
Ok. Se dovessimo invece dare un voto per concludere la discussione sul Grande Fratello VIP, che voto daresti tu, Matteo, a questo Grande Fratello VIP numero 6? Un 7,5. Bravo, alto. Invece tu, Carmen? Io un 8 meno. Un 8 meno. Allora, prima di salutarci, cara Carmen e caro Matteo, poi noi ci rivedremo prossimamente, mi auguro, con entrambi, perché la puntata noi... La puntata noi, diciamocelo, la registriamo il lunedì, ma viene rilasciata il martedì dalle 21 alle 22 in prima visione, per cui non possiamo andare a commentare la puntata dell'Isola dei Famosi. Però riparte l'Isola dei Famosi, targata Ilary Blasi, con un cast bomba. Ecco che la regia ci sta mostrando la foto del cast. All'interno ci sono i fratelli Tavazzi, c'è Roberta Morise, c'è Ilona Styler, che tutti conoscono come Cicciolina, c'è Marco Melandri, ci sono il padre e il fratello di Belen Rodriguez. Insomma, è un cast bello ricco che potrebbe dare gioia. Matteo, che mi dicevi? Dicevo Carmen Di Pietro. Carmen Di Pietro insieme al figlio, effettivamente. Quindi un bel cast. A fare da opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria, e inviato torna Alvin. A voi piace, Carmen, ti piace l'Isola dei Famosi? Ma tu faresti l'Isola o il Grande Fratello? Grande Fratello. Matteo, invece tu? Allora, io amo l'Isola dei Famosi, infatti sono molto contento questa sera che riparte finalmente, perché mi piace più il reality, quello più di avventura, con giochi, prove. Infatti del Grande Fratello mi dispiace che da un po' di anni mancano le prove ricompense, perché quelle sono delle Isole Famose, però le prove, quelle che facevano i vipponi, magari quei giochi. Per il cibo? Sì, cioè quelle a me mancano tanto, sì. Secondo me erano divertenti, mi ricordo Malgioglio ad esempio, vi ricordate nelle vasche al buio quando cadevano le cose? Sì, allora, ma era una cosa pazzesca quella, però vabbè, pensano soltanto a parlare di Amore Libero, vabbè, alzo le mani. E diciamo che il cambio Blasi Signorini ha portato anche un cambio di conduzione. Tu hai mai fatto il provino per il Grande Fratello, Matteo? No, mai fatto. Sì. Però sì, quindi l'ha fatto Carmen. Tre volte l'hai fatto. Carmen, perché non t'hanno preso? Ma ce la faremo, Carmen. Ti ci portiamo noi al Grande Fratello. Ti portiamo noi al Grande Fratello VIP. Un giorno lo presenteremo io o Lorenzo, ti prenderemo, Carmen. Dai, ok. Certo. Carmen, ricordiamo i tuoi contatti, così anche tutti i nostri telespettatori possono aggiungerti, possono guardarti sui social. Te sei anche attivissima su TikTok. Sì, sono Carmen La Bruna su Instagram. Sì. E poi, vabbè, su TikTok sono come zia Carmen La Bruna, perché tutti mi chiamano zia. E allora sarai anche la nostra zia, sarai la zia di Mi Casa e Stu Casa. Carmen, grazie per essere stata con noi. Grazie a te, grazie di cuore, grazie di avermi fatto conoscere a Matteo, grazie. Sì. Allora, resta qui Carmen, che salutiamo insieme anche Matteo. Matteo, ricordaci intanto i tuoi appuntamenti. Allora, io vi aspetto ogni settimana su Radio Smeraldo con Stories e Social House. Per tutte quante, insomma, gli appuntamenti, basta aggiornarsi dalla pagina Instagram di Radio Smeraldo. Ok, noi l'alleanza delle web radio, l'unione fa la forza. Dimmi, Matte. Un'altra cosa, perché venerdì, quindi questo venerdì, parte di nuovo l'appuntamento con Frisola, che è un, diciamo, un format creato da Radio Smeraldo in diretta su Instagram, e commenteremo di settimana in settimana tutto quello che succede sull'Isola dei Famosi. E non posso dirvi chi ci sarà in diretta con noi, ma vi posso già preannunciare che ci saranno sicuramente un personaggio della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, molto 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 conosciuto e anche molto discusso. Posso dire anche una cosa? Sì. Io Spio Magazine, c'è il mio articolo, la mia rubrica Ma che moda è? Quando esce? Quando possiamo acquistarlo? Via, fate marchette a non finire, via! di ogni mese su Io Spio Magazine, mi dicono, ma che cosa è?
Grazie Carmen, grazie Matteo, siete stati importanti, grazie davvero. Grazie a te. Bacio. Grazie, alla prossima. Ciao. Ciao. Buona isola. Grazie, ciao ragazzi, ciao. E siamo giunti alla conclusione di questa puntata con la nostra assistente Susan per il brindisi finale. Io volevo ringraziare intanto la regia di Giulio Gheri perché è stata una puntata molto particolare, il dietro le quinte sarebbe stato da filmare e realizzare come backstage. Ringrazio anche l'assistenza audio di Massimiliano Tesco e ringrazio anche Susan che ci ha supportati e sopportati. Ringrazio voi per averci seguiti e vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22, sulla pagina Facebook di White Radio e sul canale YouTube di White Radio. Ricordatevi di seguire la nostra pagina e di iscrivervi al nostro canale. Cin cin, a martedì, mi casa e sto casa.